Telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Siamo in diretta in collaborazione con Conf Commercio Unione Venezia Venezia Opportunità e come avviene periodicamente facciamo degli approfondimenti che riguardano la categoria del commercio. Lo facciamo anche perché doverosamente siamo stati da molti di voi richiamati. Che è bene parlare anche di chi svolge questa attività che in questo momento non se la passa bene, lo sappiamo. Quindi eccoci arrivati al dunque. Protagonisti odierni, qui con noi sono Eliodazzo Presidente presidente Fipe Venezia, grazie di essere qui con noi presidente, Buongiorno. Francesco Antonic, vice direttore Confcommercio Unione Venezia, Buongiorno. grazie anche a lei. Tema scottante, ve ce ne sarebbero talmente tanti quest'oggi, dopo magari saranno anche i nostri telespettatori a sollecitarci, eh, è quello relativo alla situazione tra i ristoranti e gli agriturismi. Questa è una delle tematiche. Poi voglio parlare, dedicare un attimo di tempo, visto che siamo vicini anche alle festività natalizie, in un momento magari qualcuno può concedersi qualche tra virgolette lusso, piacevole eccetera dove abitano le ricette questa iniziativa dei percorsi tra i sapori della provincia di Venezia a cura di Giampiero Rorato, dove si propongono delle straordinarie ricette molto molto appetitose con i relativi ristoranti che le presentano mantenendo quindi eh, la territorialità, la tradizione valorizzandola ed è una, una riscoperta del territorio che fa bene anche a chi ci lavora e allora incominciamo beh, presentiamo un attimo la tematica con il vice direttore poi passiamo subito il cuore della situazione. Prego. La tematica di oggi è l'agriturismo. La, l'agriturismo è questa figura eh, che vorrebbe proporsi nel panorama dell'offerta ricettiva, perché per noi fa parte dell'offerta ricettiva per quanto riguarda la ristorazione e l'ospitalità e che proprio in questi giorni eh, è destinatario di una nuova legge che andrebbe ulteriormente a liberalizzare eh, l'agriturismo con tutta una serie di elementi che visti non tanto e non solo dal mondo del commercio e dal mondo della ristorazione e della ricettività nel suo complesso, ma direi anche da parte del eh, consumatore, del cittadino, eh, ha degli aspetti... Eh, a volte contraddittori e a volte anche non sempre di eh, completa tutela e su questo credo sia eh, giunto il momento di fare una riflessione e anche un po' di chiarezza. Allora, come mai è balzato più che mai in questo periodo questa situazione? Se ne è parlato più volte, però adesso è diventata intollerabile. Diciamo che, eh... E quindi cos'è anche questa protesta che ci è in atto, questi provvedimenti che devono essere presi? Beh, innanzitutto eh, eh, più che di una protesta o di una guerra, perché sì. stiamo parlando comunque di, eh, di categorie economiche, il mondo dell'agricoltura, il mondo del terziario, che hanno dei ruoli economici importanti eh, eh, e l'agricoltura è una delle, sicuramente delle, eh, delle forze economiche importanti del nostro paese, se fa appunto eh, e se viene messa in condizione di fare veramente agricoltura. La, la protesta non nasce, e eh, appunto non è una protesta, neanche perché c'è una situazione economica molto difficile, ma piuttosto proprio perché ci sono delle eh, disparità che sono emerse nel trattamento fiscale, nel trattamento eh, degli oneri eh, contributivi, nella, eh, nel trattamento anche della, di tutto quello che è la disciplina igienico-sanitaria, eh, vede nel mondo dell'agriturismo e che con la nuova legge che è in, in gestazione, ma pot, mh, mi pare che il Consiglio regionale stia discutendo addirittura in queste ore, se, no, se non erro, proprio la, in vista di un'approvazione, eh, formalmente eh, il mondo dell'agriturismo, dell'ititurismo, della pescaturismo, perché sono tre le branche, eh, a tutti gli effetti eh, diverrebbe un ulteriore. Un ulteriore eh, soggetto eh, di fatto si arrogerebbe il diritto di essere un pubblico esercizio nel, negli effetti, non essendolo certamente eh, nelle caratteristiche fondamentali e quelle che sono anche le pretese e giustamente le qualità attesa da, eh, del consumatore. Chiarissimo. Quindi Presidente, raccontiamo un po' le cose adesso nel dettaglio per chi non è a conoscenza o per chi magari crede di conoscerle ma eh, in realtà non è proprio così. Beh, ognuno di noi è depositario <ride> della verità, quindi. No, allora, dai, facciamo con, con, con <ride> allora, di, eh, di legge quant'altro. Diciamo facciamo una premessa: premesso che tutti hanno diritto eh, al lavoro e di lavorare. Eh, premesso che eh, il mondo della, degli agricoltori eh, ci sta fornendo un prodotto agroalimentare di eccellenza, un prodotto agroalimentare che noi ristoratori stiamo trasformando e proponiamo ai nostri, eh, ai nostri amici clienti eh, attraverso l'enogastronomia. Ciò permesso eh, l'introduzione così eh, importante eh, attraverso questa legge, eh, prepotente quasi nel mondo dell'enogastronomia dei col diretti, ci lascia un momento perplesso, eh, perplessi perché, eh, perché le, il, il lavoro è giusto, come dicevo prima, va, fa, va garantito a tutti, ma a parità di condizioni. Questo non sta succedendo. Eh, sia eh, attraverso le tariffe, sia attraverso la fiscalità, sia attraverso, eh, come ricordava prima Antonis, eh, il percorso eh, sanitario, eh, non, eh, vi è, eh, non vi è parità di, di, di trattamento. Ecco, per non esempio, vi è... che, anche, visto che abbiamo tempo a disposizione, sì. analizzare bene. L'aspetto sanitario, che è sì. molto importante, poi riguarda naturalmente le, le incolumità dei cittadini. Certo, certo la salute dei la cittadini salute dei cittadini, certo, seconda Questo, cioè, quali sono le differenze radicali che uno eh, può riscontrare tra un agriturismo e beh, un Diciamo, allora, beh, diciamo che eh, noi per poter esercitare l'attività di pubblico esercizio dobbiamo sostenere un esame e eh, essere iscritti a un registro di esercenti di commercio, cosa che non fa l'agriturismo. Di turismo. Eh, dobbiamo, siamo sottoposti a una serie di normative che vanno dai servizi igienici agli spogliatoi per gli addetti, ai bagni per gli addetti, ai bagni per gli addetti eh, eh, nella trasformazione di cibi e ai bagni diversi per chi serve. Eh, solo questo le sta a dimostrare che quindi noi eh, per aprire un, una semplice trattoria o un ristorante dobbiamo avere un servizio igienico per il cameriere, un servizio igienico per il cuoco e un servizio igienico per eh, la clientela che va, distinta, che va comunque distinta per sesso, che va comunque distinta per le persone disabili, eccetera. Lei capisce che solo è questo legge, è questo. un obbligo di legge. Eh, e, e di questo noi potremmo eh, parlarne a lungo. Voglio solo ricordare la realtà di fatti è che negli ultimi 12 mesi eh, nel Veneto hanno chiuso non meno di 1500 pubblici esercizi ristoratori. Anche di più tra l'altro se non sbaglio. Allora, eh, questo cosa significa? Significa che c'è crisi, c'è anche un'espulsione per chi pratica l'eccellenza e chi eccellenza non è o chi non tende all'eccellenza, però c'è crisi. Se a questa crisi noi ci aggiungiamo una concorrenza sleale, è evidente che questo non funziona, non può più funzionare. Cioè, L'amministrazione pubblica non può praticare due pesi e due misure, la Regione Veneto non può praticare due pesi e due misure. Noi siamo d'accordo, la gente deve lavorare, ha bisogno di lavorare, lavoriamo alla pari. Non è possibile che il mio dipendente, il mio collaboratore costi 2.500 euro, 2.700 euro oneri compresi al mese, quindi 30.000 euro all'anno, quando il collaboratore in agricoltura costa la metà. Ma lo stesso collaboratore in agricoltura poi eh, va a, a fare lo stesso lavoro che stanno facendo i nostri, magari con minore professionalità o con maggiore professionalità. Perché non, vorrei, eh, a, 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 non vorrei impostare il discorso sulla eh, professionalità della gente, indubbiamente gli agricoltori sono, devono essere bravissimi perché attraverso. Le porto l'esempio, un paio d'anni fa eh, si sono inventati i farmer market e, e le città, i centri storici sono stati invasi dai farmer market chilometro zero eccetera. Poi mi spiegheranno come mai un agricoltore del Veneto coltiva l'ananas, eh, forse avranno delle serre speciali o i pompelmi, perché tu vai nel farmer market e trovi anche questo prodotto. Quindi non mi sembra. Quindi gli amici agricoltori stanno invadendo. Bravi loro che, eh, che, che lo stanno facendo, stanno invadendo sia l'aspetto commerciale, di vendita del prodotto, non sempre prodotto su di loro, che l'aspetto eh, enogastronomico, quindi la somministrazione di elementi e bevande. Cosa che noi non contestiamo, contestiamo questa, questo eh, malgoverno, perché a questo aggiungiamoci poi le fiere, le fiere dei partiti. Le fiere. Io posso capire che c'è una sagra, la sagra della patata, la sagra del prosecco, ma qua si, si è inventata anche la sagra de Abrosa, cioè de Abrina. De, 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 qua de, è veramente un assalto alla diligenza, ma ormai qua eh, ragazzi la diligenza fra poco non c'è più. Allora noi siamo una categoria, penso importante. Una categoria che in alcuni territori, per esempio io lavoro nel territorio di Venezia, centro storico, siamo privilegiati, sentiamo la crisi, ma in maniera molto, molto eh, lieve rispetto al, al resto del, del territorio. Ma ricordiamoci che ne, ne, alcuni ristoranti, eh, ma anche nominati, anche eccetera, stanno. Eh, aprendo solo il venerdì e il sabato e gli altri cinque ah, sì, giorni sì. della settimana chiudono tengono chiuso non garantendo quindi la professionalità e cioè tentando di mantenere la professionalità ma prima o poi la perderanno mentre un agriturismo apre il venerdì e il sabato e dopo il giorno seguente va a raccogliere bagigi o, o, o quello che coltiva eh, indubbiamente un mio cameriere, un mio cuoco non posso mandarlo a eh, coltivare la terra, perché la terra non ce l'ho. Quindi il rispetto deve essere da parte degli amministratori. Non sto criticando gli agricoltori perché gli agricoltori fanno bene, hanno ragione. Cioè si tratta quello, di una regolamentazione diversa. Quello che non va bene è che i nostri amministratori, in questo caso regionale, non capiscono che stanno favorendo in maniera sleale una categoria contro un'altra, cioè stanno favorendo la lotta tra poveri. Questo non va bene, un paese non può, una famiglia non può andare bene se un figlio viene favorito rispetto a un altro figlio. Il trattamento deve essere uguale. Politicamente io dico che come categoria dovremmo anche iniziare a parlare di chi sostiene queste leggi, perché poi questi signori che ci amministrano, dovranno anche spiegarci come mai favoriscono gli, eh, gli agricoltori, la colti diretti e puniscono in maniera severa i commercianti, i pubblici esercizi, dovranno poi spiegarlo e io spero che questa volta spero che eh, la gente si ricordi di chi propone delle leggi che non sono corrette. Va bene la liberalizzazione degli agriturismo, nessuno dice nulla, va benissimo, ok. Eh, misuriamoci sulla qualità e sulla professionalità. Non possiamo pensare però di partire in una corsa di partire 100 metri indietro rispetto all'altro. Allora la stessa fiscalità che abbiamo noi deve averla anche l'agriturismo, oppure la fiscalità che ha l'agriturismo deve averla anche i pubblici esercizi. Tutto qua il problema sta solo nelle regole. Certo, mettermi in pari situazioni di partenza. Eh, C'è stato quindi un aggravamento, un aggravarsi della situazione in proseguo di tempo, al di là del fatto che magari mh, la minor presenza nei ristoranti è dovuta anche a minori risorse a disposizione dei cittadini, a forse anche a maggiori costi sostenuti dai ristoratori che hanno comunque in parte alcuni aumentato i prezzi. Per, per carità, per far fronte a chiusure prolungate, personale che comunque devi cercare di mantenere il più possibile, costi, sostanzialmente sono tutti costi, però i cittadini sono più in grado di far fronte a no? questo e quindi tagliano in tagliabile. Qualche volta pur di uscire, ci vado in agriturismo, spendo meno, questo poi è il ragionamento molto, molto elementare, no? Mi sacrifico a mangiare, una sì, ma roba molto più semplice o peggio, mi adatto, ma almeno una volta ogni tanto esco e ci riduciamo a questa situazione, no? La, eh, la situazione economica eh, ormai è sotto gli occhi di tutti e il portafoglio è sempre più vuoto, però è, è una cosa sulla quale noi la portiamo avanti come Concommercio, la porta avanti in particolar modo la FIPE nel settore della ristorazione, il rapporto qualità-prezzo, che non è solo un rapporto qualità-prezzo della materia prima, dell'ingrediente, ma anche del servizio, della preparazione, del controllo che c'è nella preparazione. È una cosa sulla quale stiamo molto attenti. I costi eh, nella ristorazione sono già estremamente contratti e se eh, ci fossero eh, dei prezzi ancora più scontati probabilmente eh, vorrebbe dire che qualche cosa della professionalità eh, dei nostri ristoratori sarebbe intaccata. Così non è perché si rispettano e si devono rispettare dei costi dovuti proprio alla, al rispetto delle norme e soprattutto alla qualità eh, attesa e che vogliamo assolutamente dare ai nostri, ai nostri eh, consumatori, ai nostri clienti. Eh, C'è da dire che la situazione eh, si è aggravata per un principio generale, eh, nella nostra eh, legislazione, eh, ed è un male nazionale perché sia ben chiaro, la norma è regionale ma recepisce anche alcuni, anzi molti elementi che sono di fonte nazionale, perché la legge sulla la riforma dell'agricoltura è nazionale, anche quella di Farm Market, poi la regione ci ha messo del suo ovviamente, eh, ma eh, noi legiferiamo anzi delegiferiamo, nel senso che c'è una grande eh, passione per la deroga. Qui mm. si deroga tutto, cioè si dice no, allora eh, questo, mh, questo, mh, questa categoria può fare anche questo. Questa, Ma perché c'è delle spinte di un certo mentre genere? Mentre alcune categorie come la nostra sono invece, eh, a questo punto direi giustamente, non possono concedersi l'uso della deroga. Perché non è un bel principio, non è neanche un bel principio no. dire, di gestione per fare la politica. Questa legge, la legge sull'agriturismo, quella attuale e soprattutto gli emendamenti, cioè le modifiche che sono in corso di, di, di discussione e speriamo ci sia una sospensione per poter migliorarla, quantomeno per poter eliminare le contraddizioni che ci sono, questa legge punta molto eh, su, sulle deroghe. Prima il. Prima il Presidente Dazzo sottolineava alcune, alcuni obblighi eh, proprio fisici, strutturali di, di un locale che nemmeno a Venezia, che pure ha dei vincoli certo. sappiamo storici e, della sovrintendenza, eccetera, possono essere, possono essere giocati. E invece, in questa, questa norma si consente, ad esempio, di adattare alle esigenze inevitabili, perché un conto è un casone, un conto mm. è una. Un palazzo veneziano, un conto e un ristorante, una trattoria eh, su una vecchia fattoria e eh, quant'altro, eh, consente comunque che ci siano, pur, pur ovviamente nelle procedure urbanistiche, edilizie e quant'altro, eh, per carità, ma consente comunque che ci siano delle, delle, delle deroghe. Eh, poi c'è una cosa che eh, ad esempio ci ha molto colpito: lì eh, in agricoltura c'è un grosso problema che è il problema della risorsa idrica. Mm. Ebbene, in questa eh, legge, eh, nella riforma, eh, si portano addirittura a, a tutela, eccetera, vengono le piscine. Ora, eh, con tutto. Con... E, e addirittura, eh, in, in una prima lettura, era stato anche concesso che queste piscine non solo venissero aperte ai agli avventori, cioè ai clienti, cioè. ma anche a quegli esterni, quindi a questo punto ci avremo le piscine comunali e le piscine agri, agricomunali, non so come si chiameranno. Cioè. Ecco, sono, sono elementi di, con, di, certo. di contraddizione e che non fanno bene a un settore dell'agricoltura, perché a mio avviso, eh, viso di Commercio, le politiche che devono essere per l'agricoltura non sono queste. Non è, eh, non è eh, stimolando e derogando e consentendo una scappatoia per passare da un settore all'altro che si fa del bene ad una, ad una componente economica, ma con politiche serie che, che, so, che si essere. fanno su altri tavoli e con altri metodi. Ricordiamo che tra l'altro l'agricoltura e l'industria e il commercio terziario non hanno più, ha anche tutta una serie di risorse riconosciute dall'Unione Europea senza dubbio. Ecco, mi vorrei tornare su questo argomento, anche approfondirlo, farlo comprendere bene. Andiamo prima quindi in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme. Vi ricordo sempre che potete intervenire, siamo in diretta, a mandare i vostri messaggi o telefonare.